Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Sono tornato dalla Sardegna, lo sapete, e avevo malinconia, insomma, avevo desiderio di risentire ancora un po' quei sapori meravigliosi, in particolare quando uno finisce di mangiare il dolcetto sardo in questo caso. Sono le seadas o la seadas, non so come si dice, tanto io parlerò sempre in stampatello, quindi mi dovete perdonare. Però la seadas è davvero qualcosa di particolare, una sorta di tortello fritto con all'interno l'ingrediente importante, principale di questa preparazione è il pecorino fresco dolce che bisogna fare inacidire, però adesso vi spiego bene come fare tutto quanto e badabam badabam bam bam. Poi dopo, quando uno si deve sbranare questa meravigliosa seadas, ovviamente a fianco si deve bere il mirto. E voi direte, seghe che schi, una delle prossime ricette sarà facciamo il mirto fatto in casa con le bacche di mirto che mi sono arrivate adesso, ci vorranno una ventina di giorni, però comunque quella è un'altra ricetta. Però ricordatevi che faremo anche il mirto di Sardegna, ricetta originale. La ricetta originale della seata, se mi viene da ridere dire così, perché dovunque ho mangiato era sempre diversa, cioè, nel senso, quindi, però era sempre buona, era sempre spettacolare. Allora io ho cercato di prendere un po' consigli a destra, consigli a sinistra, consigli di qua, consigli di là, badabam, 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 mettere un po' del mio e sbrem, e poi ho realizzato questa ricetta e andiamo a realizzarla insieme, perché da oggi in poi, ebbene yes, anche tu che vivi a Catanzaro e anche tu che vivi a Nuoro puoi fare la seadas, e anche tu che vivi a Milano, forse, non lo so. Vediamo di che cosa abbiamo bisogno e cominciamo la nostra preparazione. Per l'impasto abbiamo bisogno di 120 g di farina 00, 60 g di semola di grano duro rimacinato, 40 g di strutto, 50 ml di acqua meglio tiepida e poi un pizzico di sale. Per il ripieno ci serviranno 150 g di pecorino fresco dolce, che bisogna lasciare a temperatura ambiente almeno per un paio di giorni, e quando comincerà a fare questa patina giallina allora sarà pronto, perché altrimenti non filerà. Mi raccomando, non prendetelo salato ma prendetelo dolce, fresco e dolce. Poi ci servirà un limone e poi del miele. Ultimo ingrediente è dell'olio di semi di arachide, che è adeguato per la frittura in quanto abbiamo bisogno di friggere le seadas alla temperatura di 200 gradi. Cominciamo la preparazione del ripieno. Innanzitutto bisogna grattugiare il pecorino. Come vedete, questo è un pecorino molto molto fresco e così deve essere. In sostituzione del pecorino si può utilizzare della scamorza, per esempio, e viene comunque buono. Ovviamente la ricetta originale prevede il pecorino dolce, ma se non trovate il pecorino dolce potete farle anche con la scamorza, credetemi, vengono benissimo lo stesso. Dopo aver grattugiato il pecorino, aggiungere al pecorino la scorza di limone. La scorza del limone contiene gli oli essenziali del limone e questi conferiranno al pecorino o al formaggio che desiderate utilizzare un sapore e un profumo spettacolare. Impastare bene fino ad ottenere un composto omogeneo e pressarlo anche un pochino per eliminare l'eccesso di liquidi. E ora vorrei chiedere un consiglio a voi che mi seguite dalla Sardegna su quale altro tipo di formaggio si possa utilizzare al posto del pecorino fresco dolce, perché credetemi, non in tutta Italia si riesce a trovare questo tipo di prodotto, perché spesso e volentieri si trova sì il pecorino fresco ma è salato e non è adatto. Quindi io ho consigliato per esempio la scamorza, ok? Attenzione, so benissimo che la scamorza non c'entra assolutamente niente con il pecorino fresco dolce sardo, ed è proprio per questo motivo che chiedo a voi, che siete della Sardegna, di poterci indicare quale tipo di formaggio presente nel resto d'Italia si possa utilizzare per realizzare le seadas. Scrivetelo sotto nei commenti e vi ringrazio per questo. E voilà! Ottenuto questo risultato, il formaggio è pronto, teniamolo da parte sempre a temperatura ambiente. E ora passiamo alla preparazione dell'impasto, quindi la parte esterna delle seadas. All'interno di una boule inserire la farina 00, la semola di grano duro rimacinato, lo strutto
e metà dell'acqua che abbiamo a disposizione, ovvero 25 ml. Gli altri 25 ml li inseriamo piano piano. Impastare dapprima con la punta delle dita per far legare tutti gli ingredienti. Quindi aggiungere la restante parte di acqua, ovvero gli altri 25 ml, e continuare ad impastare energicamente fino a quando il composto non risulterà compatto e si staccherà facilmente dalle pareti della bulla. A questo punto travasare l'impasto su un piano da lavoro. Aggiungere dunque un pizzico di sale all'impasto, quindi impastare manualmente per 8-10 minuti. Questo tempo di impasto è importante per una ragione molto semplice: dobbiamo far sviluppare bene la maglia del glutine presente soprattutto all'interno della semola, perché la semola contiene più glutine della farina 00, poi dipende dal tipo di farina che state utilizzando, ma in questo caso non è importante il tipo di farina che volete utilizzare, perché lo strutto farà sì che comunque risultino friabili e saranno sempre perfetti, quindi è praticamente impossibile sbagliare. L'unica cosa da ricordarsi bene è quella di impastare per circa 8-10 minuti. Anche il metodo per impastare è importante. Vedete che io rigiro continuamente l'impasto su se stesso fino a formare una sorta di cilindro. Dopodiché rigiro questo cilindro e continuo a fare questo tipo di lavoro. Guardate bene la tecnica, perché questa è diciamo fondamentale non soltanto per questa ricetta, ma in generale per tutti gli impasti. Fare in questa maniera permetterà all'impasto di ottenere la giusta forza. Vedete? Quello che deve lavorare è molto il polso. E voilà. Ci siamo. Fantastico. Adesso l'impasto ha sviluppato la maglia del glutine, è perfetto. Arrotolarlo su se stesso e formare una palla in questa maniera, quindi schiacciarla bene, guardate che meraviglia, è fantastico, fantastico, perfetto. Ora coprirlo con pellicola trasparente e poi mettere all'interno del frigorifero a far riposare per almeno un'ora. Trascorso il tempo di riposo, eliminare la pellicola e tagliare l'impasto in quattro parti. Quindi senza aggiungere ulteriore farina, schiacciare l'impasto e poi stenderlo con l'apposita macchinetta tecnico-industriale. Il segreto per stendere bene l'impasto ed ottenere le classiche bollicine è quello di ripassarlo tre volte all'interno della sfogliatrice per ogni singola tacchetta, quindi per ogni singolo spessore della macchinetta. Ogni volta ripiegare l'impasto su se stesso. Attenzione, la piega non deve mai essere in alto, altrimenti l'impasto si strapperà in quanto nella parte superiore si formerà una bolla e non avrà modo di poter far fuoriuscire questa parte di aria che viene catturata. Ma come vedete, la piega deve sempre essere laterale. Lo spessore finale che dobbiamo ottenere è al penultimo degli agganci, quindi non deve essere super fine, non stiamo facendo delle tagliatelle oppure la lasagna. E voilà, passiamo allo step successivo. Con questa quantità di formaggio verranno fuori 4 seadas, quindi dividere il formaggio idealmente in 4 porzioni, recuperarne una e strizzarla bene con le mani. Quindi adagiarla sul lato destro della pasta e pressare bene per eliminare tutte le possibili bollicine di aria. Quindi chiudere l'impasto sopra il formaggio in questa maniera, molto molto semplice. A questo punto pressate molto molto bene, perché bisogna eliminare tutte le bollicine di aria che si potrebbero creare fra la pasta e il formaggio. A questo punto, con una rondellina di quelle ziglinate, ritagliare la circonferenza stando praticamente a circa un centimetro dal bordo del formaggio. Vedete? In questa maniera. E voilà. Perfetto. Sono fatte in casa, quindi non devono essere perfette, devono essere buone. Per chiudere, dobbiamo andare a pressare bene così
Guardate, questo è fondamentale perché altrimenti durante la fase di cottura si potrebbero spaccare, quindi aprire e pregiudicare il tutto. Quindi una parte di formaggio potrebbe andare nell'olio, eccetera, eccetera, eccetera. Se fate bene questo ultimo passaggio, il gioco è fatto. E voilà, les jeux sont fatto, la Seadas è bella che pronta. E ora passiamo alla fase di cottura, ma prima diciamolo chiaramente che si possono anche congelare prima di essere cotte e poi, senza scongelarle, cuocerle direttamente all'interno dell'olio bollente. La temperatura ideale dell'olio è 200 gradi, in quanto ci mettono davvero pochissimi minuti per essere cotte e, come potete vedere, si formano subito quelle piccole bollicine. Soprattutto nella prima fase di cottura le Seadas non vanno girate. Aiutatevi con un cucchiaio per irrigare la superficie con l'olio bollente. In questa maniera si cucineranno perfettamente sia sopra che sotto. La motivazione principale per la quale non andrebbero girate è che queste piccole bollicine, a furia di girarle, si potrebbero rompere. Quindi vanno cotte e irrigate così con un cucchiaio. Se avete un termometro, utilizzatelo per verificare bene la temperatura. 200 gradi è la temperatura perfetta. Sopra i 200 gradi, quindi 210-215 gradi, l'olio potrebbe bruciarsi e quindi si potrebbero bruciare anche loro, oltre ad avere poi un brutto sapore. Sotto i 180 gradi invece il problema è un altro, cioè che ci metterebbero più tempo a essere cotte e soprattutto succederebbe un'altra cosa, assorbirebbero l'olio durante la cottura. Come vi ho detto prima, teoricamente non andrebbero girate, però quando siete arrivati praticamente a fine cottura, molto molto delicatamente, io una girata gliela do, come avete potuto vedere, perché così riusciamo ad ottenere il livello di cottura perfetto. E voilà, ora è pronta. Guardate che meraviglia, guardate le bollicine, spettacolare, spettacolare. Via, via. Una volta cotta, metterla all'interno di un vassoio con sotto un pochino di carta assorbente, giusto un attimo per eliminare quello che è l'eccesso di olio. Dopo aver fatto assorbire la carta l'eccesso di olio, si servono ancora calde, si mettono in un piatto e poi si coprono con un pochino di miele. Bene, 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 dai. Allora ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze e per non perdere le notifiche delle nuove video ricette vi ricordo di attivare la campanellina. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. La mia domanda è: sarà buono o non sarà buono? Non lo so, non lo so. Ragazzi, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Guardate un po', meravigliosa. Andiamo subito a fare la prova dell'assaggio perché se no poi dopo uno, queste si mangiano, che devono essere proprio calde. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Facciamo il taglio, guardiamo com'è. Guardate com'è, è perfetta, proprio, mamma mia. Oh oh, oh oh, oh oh. Vabbè, friabilissima, vedete che anche il formaggio è perfetto all'interno. Mamma mia. Non ho parole. Guarda, 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 guarda. Che cosa non è? Che meraviglia, che meraviglia. Poi mi hanno dato questo miele con scorze d'arancia. Mamma mia, ma quando ti arriva, vieni qua, questo qua è un miele con scorze d'arancia e tartufo nero. Io già l'ho provato sopra, è qualcosa di fantastico. Fra l'altro saluto perché ho conosciuto lei che lo produce quando ero, come si chiama quel paesino là? Eravamo a Puerto Escondido. No, mi ricordo. Portogallo. No, come Corallo. Porto Corallo. Vabbè, Portogallo, Porto Corallo, più o meno. Ragazzi, scusatemi, ma questa cioè è da mangiare così velocemente e da sbranare violente. No. Il pecorino più è fresco, più è buono, non ho parole. E poi vabbè.
Ok, ce la do, solo un pezzettino, eh. Apri la bocca. Falla, è facile, dai. Alla prossima, video ricetta. Ora sai come si fa. Proviamola con questo miele al tartufo. Vabbè, al tartufo, miele al tartufo, scorcio d'arancio. Ah. Mamma mia. Mamma mia. Guarda, rende ancora di più. Con questo miele, secondo me, rende ancora di più. Assaggia. Apri la bocca. Ah, sparito, eh.